Scusami, maestro, ma lì dentro c'è solamente acqua. Fa come ti dico. Sono stato ingiusto con te. Tutti all'inizio servono agli ospiti il loro vino migliore e poi, quando la gente un po' brilla, fanno portare loro il vino peggiore. Tu invece hai fatto il contrario. Questo è il vino migliore che io abbia mai gustato. Gesù annuncia ormai da tempo il Vangelo. Si muove a piedi o in groppa a un asino. Insegna nelle sinagoghe e predica la buona novella del regno di Dio. Molti credono in lui e lo seguono. Lo chiamano Rabbi, che significa maestro. Che l'Altissimo guidi il vostro cammino. Anche alcuni discepoli di Giovanni il Battista, dopo la sua morte, seguono Gesù. Tra questi Andrea, il fratello di Simon Pietro. È stato lui a parlare a Simon Pietro di Gesù. Gli ha detto: abbiamo trovato il Messia, come Giovanni aveva annunciato. E lo ha subito condotto da Gesù. Anche Filippo, un altro discepolo, ha detto a Natanaele: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè e i profeti. È Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth. Lode a Dio eterno e potente, che ha stabilito l'alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, e manderà il Messia. Egli, il Messia, porterà la pace a Israele. Vi farà la prossima lettura. Non ti conosco, devi essere straniero. No, non sono straniero, Rabbi. Sono il figlio di Giuseppe il falegname. Non ti ricordi più di me? Sì, certo, mi ricordo. Mi avevano detto che eri a Cafarnao e che avevi dei discepoli. Leggi allora. Leggo dal profeta Isaia: lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Rabbi, perché hai smesso di leggere? Oggi si è adempiuta questa profezia di Isaia nelle vostre orecchie. Perché lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha unto. Per iniziare il tempo della misericordia, un anno di grazia per il suo popolo. Sia lode al Signore che si è manifestato nella nostra casa. Ma come può dire queste parole? Ma non è il figlio di Giuseppe il falegname? Lo so, dicono i saggi che nessun profeta è ben accetto in patria. E se tu fossi un falso profeta? Che fanno? Litigano. Non credono a quello che dice Gesù. È un altro rabbi esaltato che legge le scritture e crede di essere chi non è. Fuori! Donna, per piacere, dammi da bere. Cosa stai dicendo a me, straniero? Sì, fa caldo, lo senti. E io ho molta sete. Un po' d'acqua non si nega a nessuno. Di dove sei? Sono di Nazareth. Come? Chiedi da bere a me, una samaritana. Donna, se tu conoscessi chi è che ti ha chiesto quest'acqua, saresti tu a chiederne a me. E io ti darei dell'acqua viva. Come potresti darmi dell'acqua? Non hai neppure un secchio e il pozzo è profondo. Questo pozzo fu fatto sgorgare dall'Altissimo e fu donato al patriarca Giacobbe. Sono passati secoli e secoli. Pensi di essere più bravo di lui? Non mi credi, vero? E io ti dico che chiunque beva di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi berrà l'acqua che io gli darò si sarà dissetato per sempre, perché diventerà in lui una fonte zampillante nella vita eterna. Se hai quest'acqua come tu dici, allora dammela, voglio berla, così non avrò più sete. E non dovrò venire a prendere l'acqua qui al pozzo e caricarla fino a casa. Se vuoi quest'acqua, allora
Va, chiama tuo marito e vieni qua. Ma io non ho marito, no. Dici bene, non ho marito, perché ne hai avuti 5. E l'uomo che hai ora non è tuo marito. Ma tu, come lo sai? Io di mariti ne ho avuti proprio 5. Ma allora è vero, tu sei un profeta. Donna, è venuto il tempo nel quale i veri adoratori dell'Altissimo lo adoreranno soltanto in spirito e verità. Signore, sembra che tu stia facendo a me, ad una samaritana, un annuncio come se venisse dall'Altissimo. Il Messia che noi attendiamo, colui che deve parlarci così, è lui che deve annunciare ogni cosa. Tu hai capito. Sono io il Messia che Israele attende. Io ve lo ripeto, il regno dei cieli è vicino. Non ammassate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine li distruggono e i ladri li rubano. Ammassate invece tesori presso Dio, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore. Gesù, i tuoi peccati ti sono rimessi. Ma che significa? Chi crede di essere costui? Che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono rimessi? O alzati e cammina. Ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha l'autorità sulla terra di rimettere i peccati, io ti dico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa. Le gambe, le mie gambe. Finalmente ti ho trovato. Un fuoco cattivo mi sta divorando. Brucio di dolore. Guariscimi. Ti prego, se vuoi. Sei mondato del tuo male. Signore, io... Taci e non dire niente alla gente di quanto è accaduto. Vai invece dal sacerdote e fatti vedere da lui. Poi fa l'offerta che Mosè ha stabilito nella legge. Così tutti sapranno che tu non sei più malato e potrai tornare a vivere insieme agli altri. Beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli. Beati voi che ora avete fame, perché poi sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché poi riderete. Beati sarete quando gli uomini vi odieranno, vi espelleranno e vi insulteranno a causa mia. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, che la vostra ricompensa sarà grande in cielo. Allo stesso modo i loro padri trattarono i profeti. Ma vi dico anche, guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché patirete la fame. Guai a voi che ora ridete, perché in quel tempo sarete nel dolore e nel pianto. Guai a voi. Amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono. Pregate per i vostri calunniatori.